La regione potrà spendere di più per il social housing. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole a maggioranza, 21 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, la proposta di legge Disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di 1 milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano Investire SGR SPA. Sì, con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro 1 milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è? È la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari, ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando, ha aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale. Questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020, con 7 milioni di euro, di avviare investimenti per oltre 140 milioni di euro, e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Con quella cifra noi avremmo fatto neanche 40 alloggi ERP, quindi non perché debbano essere in contraddizione, ma anzi sono misure che vanno di pari passo, ma voglio dire anche che questo intervento che abbiamo fatto oggi si basa su un'analisi di grande risultato delle misure passate. Siamo contenti che alla fine anche l'opposizione abbia capito qual è il significato di questa misura e quindi non abbiano votato contro come invece hanno fatto in commissione. Però quello che ci ha insospettito ancora di più è proprio al termine di questo documento, dove si tolgono 1 milione di euro dal titolo 2, dove si parla di spese in conto corrente, e si trasferiscono in titolo 3, dove si parla di spese per incremento di attività finanziarie. È logico che siamo rimasti, abbiamo chiesto e ci sono state delle risposte da parte dell'assessore che ancora non ci convincono. Per terminare, il fatto è che come si fa a togliere i soldi dalle case popolari per metterli in un fondo? Ecco, questa è la grande criticità. Però, siccome questo percorso di ciò che sta facendo l'assessore all'interno di questo fondo, che i soldi ci verranno restituiti alla termine del completamento, cioè fra 25 anni, partendo dal 2014, diciamo che siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari, ecco, non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa, però ci lascia sempre comunque con il sospetto, no, di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. La politica e il Consiglio regionale in particolare, che è l'organo legislativo e legislatore in ambito appunto regionale, deve occuparsi fondamentalmente del tema dell'abitare, perché comunque a secondo di come si gestisce questo tema si avrà una società diversa nei prossimi anni. È chiaro che costringere intere generazioni a nascere, crescere, fare i ragazzi, gli adolescenti, le ragazze in dei ghetti, poi provoca dei ghetti anche da un punto di vista sociale. Ecco, noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale. Sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP, ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato, è una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari, perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta cadendo, se ne possono costruire dei nuovi. Quindi il tema delle alienazioni deve essere un tema dibattuto, così come il tema dell'housing sociale, così come il tema appunto dell'abitare nelle periferie e nei quartieri popolari. Quindi Fratelli d'Italia si farà promotrice di un dibattito approfondito degli stati generali dell'abitare in Toscana.
L'housing sociale, secondo noi, è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro. Nel nostro programma avevamo pensato anche al Silver Co-housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla regione toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività, quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate, anche perché questo tipo di servizi secondo noi devono essere monitorati con costanza, perché ERP in questi anni non ha dato grandissima prova di sé, quindi dobbiamo sicuramente anche qui fare un salto di qualità. Sì, dell'aula di Palazzo del Pegaso, con 20 voti a favore e 11 contrario, il bilancio consuntivo 2020 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Nel corso dell'illustrazione, la presidente della commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali, Cristina Giachi, Partito Democratico, dopo aver ricordato come il 2020 sia stato segnato dall'emergenza legata alla pandemia, con conseguente dispendio di risorse per i protocolli di sicurezza anche per le case degli studenti, ha parlato della Toscana come una delle poche regioni in Italia che riesce a garantire a tutti i richiedenti le borse di studio. Un atto della Commissione Quinta in Consiglio è stata la presentazione dell'approvazione del bilancio dell'azienda regionale per il diritto allo studio. Questa azienda ha affrontato un tempo difficile con la pandemia, perché le case per gli studenti sono rimaste aperte, in funzione, nonostante appunto la grande difficoltà. Molti studenti hanno fatto il loro periodo di lockdown dentro le case dello studente. Questo ha generato comunque una virtuosità nel punto di riferimento che le case per lo studente rappresentano per tutti gli studenti universitari toscani. Chiaramente la mensa non ha avuto meno costi, ma comunque le aziende hanno dovuto affrontare il grande tema delle sanificazioni e della predisposizione dei protocolli di sicurezza. Abbiamo approvato il bilancio con alcune raccomandazioni al consiglio del DSU, dell'azienda per il diritto allo studio, dando indicazioni per un investimento fondamentale sulla mensa di Siena, dell'Università di Siena, un immobile che era chiuso e che aveva bisogno di interventi, ha bisogno di essere riaperto come servizio all'Università di Siena. E poi abbiamo dato indicazione di continuare nell'opera di miglioria organizzativa per far fronte a un'ottimizzazione della spesa che ci consenta di rispondere sempre di essere all'altezza delle aspettative degli studenti toscani. La Toscana è una regione dove tutti coloro che hanno diritto ricevono una borsa di studio ed è molto importante mantenere alta questa prestazione e essere all'altezza delle prestazioni dei giovani. Bilancio DSU abbiamo votato contro. I motivi sono diversi. Nonostante sia un bilancio chiuso in positivo, non ci è sembrato che ci siano state questioni, diciamo, è risultato un positivo per varie questioni, più che altro per la questione Covid, che ha portato diciamo minori ragazzi ad alloggiare, minori ragazzi a mangiare nelle mense universitarie, di conseguenza ci sono stati meno spese per tutte queste questioni. Nello stesso tempo c'è stato un aumento anche del costo delle pulizie, non proprio che quadra, perché sì, è vero che si è dovuto far fronte all'igienizzazione di tante parti in comune dei ragazzi, eccetera, però erano molto meno gli alloggi da sanificare. Comunque, diciamo che può essere comprensibile. Continuano ad esserci problematiche, così dicono gli studenti, per varie questioni all'interno delle strutture, e più che altro loro rivendicano sempre la disparità di trattamento tra le varie sedi. Abbiamo visto in commissione che probabilmente si andrà verso una ristrutturazione della mensa di Siena, che è sempre stata quella, diciamo, che ha creato problematiche perché era esternalizzata, e quindi forse quel problema verrà risolto, ma non sappiamo quando.
e quindi non avendo risolto o perlomeno risolto solo in parte le problematiche abbiamo votato contro. E per quanto riguarda le attività di DSU continuiamo purtroppo ad avere ancora gli stessi problemi che ci hanno accompagnato prima della pandemia per quanto riguarda gli alloggi universitari e le mense, quindi continuiamo a dire che ci sono ancora molti miglioramenti da fare e si procede ancora però nella stessa direzione. Ci sono stati dei miglioramenti ma non sufficienti, quindi anche lì dovremo di nuovo rivalutare quella che è l'attività del DSU, soprattutto perché tutti quegli studenti che restano scoperti dai contributi per quanto riguarda l'alloggio, che è uno dei passaggi più onerosi. Il Pisa Beach Soccer, campione d'Italia, è stato premiato dal presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Antonio Mazzeo, che ha ricevuto la maglia celebrativa della squadra che ha conquistato lo scudetto nella finale contro Terracina a soli 7 anni dalla fondazione. Ha consegnato al presidente Alessandro Donati una targa dedicata del Consiglio regionale. Mentre alla cerimonia hanno partecipato anche Fabrizio Del Pecchia, responsabile marketing, i soci Massimo Orsini e Giovanni Puleo, la responsabile comunicazione Romina Orsini e il dirigente Valerio Bolognesi. Sono davvero orgoglioso di poter premiare il Pisa Beach Soccer campione d'Italia 2020-2021. È un'emozione avere qui il suo presidente Alessandro Donati e tante altre amiche ed amici che con impegno, passione e dedizione in solo 7 anni, sottolineo solo 7 anni perché la società è nata nel 2014, sono riusciti a vincere il campionato e ora andranno a portare in alto i colori di Pisa e della Toscana in tutta Europa. È una storia bella, la storia di chi può farcela, una storia da mandare e tramandare a tante persone. È un riconoscimento per noi motivo di orgoglio, proprio per quello che stavi dicendo prima, il percorso che abbiamo fatto dal 2014. Purtroppo come tutti gli sport cosiddetti minori, che poi sport minori non lo sono, ma sono veramente tantissimi, le difficoltà sono sempre maggiori, soprattutto quando c'è da iniziare, perché quando si inizia, quando non si è conosciuto, quando magari è uno sport che è anche poco conosciuto, le difficoltà sono sempre maggiori. Però devo dire che dal 2014, da quando fondammo la società ad oggi, chiaramente sia grazie all'organizzazione che ci siamo dati, delle sinergie che abbiamo trovato anche sul territorio, e questo è sicuramente importante, che poi sono state, diciamo, conseguenza anche i risultati ci hanno permesso di poter avere una visibilità tale da poter raggiungere poi questo obiettivo. Quindi di questo sicuramente siamo contenti, credo che oggi insomma sia motivo d'orgoglio sia per la nostra società sia per il nostro territorio. Hanno iniziato con i ragazzi del territorio, poi pian piano sono riusciti a portare a giocare da noi a Pisa tanti ragazzi anche da fuori Toscana e alla fine i migliori talenti di tutto il mondo. È qualcosa di grande, di bello, e per questo come Consiglio regionale abbiamo voluto dedicargli una targa, un riconoscimento per far battere le ali del Pegaso che vedete alle mie spalle, perché questo è un punto d'inizio, è l'inizio della possibilità di far crescere lo sport e in questo caso il beach soccer sul nostro territorio. Faremo di tutto anche come regione per cercare di supportarli per avere una tappa del campionato italiano il prossimo anno anche sul nostro territorio. Ce la metteremo tutta e proveremo insieme all'amministrazione comunale a dare il nostro contributo. Molto per poter giocare.